Ciao a tutti, siamo qui con Massimo Gramellini per parlare del suo ultimo libro, Fai bei sogni. Allora, durante la conferenza lei ha parlato dell'affrontare la realtà. Cosa consiglia a noi giovani? Un metodo, un modo per affrontare appunto la realtà, non nascondersi e magari anche cercare se stessi? Ma il consiglio, io detesto fare la parte del paternalista che fa le prediche, ognuno deve vivere la propria vita. Penso che a noi adulti tocca il compito di darvi finalmente dei buoni esempi, cosa che, ahimè, facciamo assai di rado. E a voi tocca il compito di trovare dentro di voi la forza e l'energia per affrontare la vita, senza fare del vittimismo e senza rassegnarvi all'idea inesorabile e ineluttabile che il futuro debba essere peggio del presente, perché non sta scritto da nessuna parte. Il futuro lo scriviamo noi con i nostri pensieri e le nostre scelte quotidiane. Quindi starà a voi decidere in un mondo certo competitivo, difficile, perché noi siamo cresciuti dovendo pensare a competere soltanto con quelli che erano intorno a noi. Il vostro terreno di competizione è il mondo, cioè i vostri coetanei cinesi, indiani, che hanno una fame, una voglia di arrivare, una rabbia che gli nasce evidentemente da storie di fame da cui vengono i loro genitori, che invece non è per fortuna il nostro passato. Eppure, nonostante siate cresciuti quasi tutti, più fortunati, insomma, in una condizione di normalità, dovete lo stesso avere sempre fame, 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 avere voglia. La vita ha un senso, se, dicevo prima della conferenza, le vite che hanno un senso sono quelle che finiscono con il protagonista che è diverso da come era all'inizio della sua vita. Se non è cambiato niente, è una vita inutile, quindi dateci dentro. E qual è la differenza tra pancia, cuore e sentimento? No, la pancia, il cuore è il sentimento. La differenza tra pancia, cuore e testa. La testa sono i pensieri, la pancia sono le emozioni e il cuore è il sentimento. E noi pensiamo che le due uniche cose di cui ci nutriamo sono appunto i pensieri e le emozioni. E dimentichiamo invece che fra pensieri e emozioni c'è qualcosa in mezzo di decisivo, e sono i sentimenti. Nel suo libro lei parla di Elisa, che è l'alter ego letterario di sua moglie. Quanto sua moglie influisce nella sua vita? Beh, la faccia dell'alter ego è veramente lei. E influisce molto sicuramente nelle mie scelte, ma direi che influisce, cioè non, la parola influisce non mi sembra nemmeno in questo caso non rende neanche giustizia, perché è come dire che l'aria che respiri influisce, insomma, l'aria che respiri fa parte della tua vita, quindi Elisa è l'aria che respiro. Va bene, allora per concludere, alla luce di tutto quello del percorso che ha fatto, di tutto quello che le è successo, lei adesso fa bei sogni? Sì, vorrei riuscire a farli più lunghi, nel senso che è un periodo che dormo pochissimo. Mi piacerebbe, spero quest'estate di fare soprattutto sogni, oltre che belli, anche molto lunghi, perché vorrà dire che potrò riposarmi un po'. Allora noi ringraziamo Massimo Gramellini per la sua disponibilità e vi salutiamo. Qui da BookBlog è tutto.